L'età di Pericle rappresenta una delle tappe fondamentali dello sviluppo del sistema democratico ad Atene, dopo le riforme di Clistene alla fine del VI secolo a.C. Tra i due momenti, tra Clistene e Pericle, si collocano le due guerre contro l'impero persiano, guerre che vedono molte poleis unite contro un comune nemico che rappresentava un serio pericolo per la loro autonomia politica, economica e culturale. Vedremo in estrema sintesi quali furono le cause e le battaglie più importanti dei due conflitti, conflitti che si configurano come Clash of Civilizations, cioè come un vero e proprio scontro di culture, di civiltà. Da una parte abbiamo un vasto impero, dominato da un re che esercita un potere assoluto sui suoi sudditi, l'impero persiano. Dall'altra abbiamo una serie innumerevole di poleis, di comunità, in cui i cittadini sono liberi ed esercitano la sovranità, esprimendo il loro voto nelle assemblee e partecipando attivamente alla gestione dello Stato attraverso le magistrature.